con l'età, gli anni di servizio, devo dire, riesco sempre a emozionarmi in queste cose, perché sono, prima di tutto perché so che il riconoscimento di persone a me molto vicine, ma soprattutto molto vicine all'arma. Vorrei dire due cose, a parte l'emozione che non mi lascia mai quando esistono, ecco, dei momenti così importanti. Quindi intanto di nuovo buongiorno a voi, grazie veramente in tutto, i giovani per l'amicizia, per il ben gesto che hai fatto nei confronti dell'arma. Io voglio dire tanto una cosa, il successo personale non è mai così tale, io mi sento nel mio piccolo un uomo di squadra, quindi devo questo soprattutto, oltre che alla passione, devo dire alla simpatia e col fatto anche in onore da 25 anni di avere il tessino giornalista, tutto questo devo dire grazie all'arma che mi dà fiducia, ed è per questo che ho voluto la vicinanza del mio comandante provinciale con il mio italiano, perché deve essere comunque sia per tutti un momento di condivisione con voi che me lo date, questo premio, questo riconoscimento, e con l'arma che mi ha concesso invece di avere, ecco, questo speciale rapporto con voi. Veramente grazie di cuore a tutti gli amici, vedo tante facce conosciute, ma anche quelli che non conosco, veramente dico il mio grazie che ho sentito. Quindi grazie a voi, grazie all'arma per la fiducia, e vi auguro un buon proseguimento di giornata con... Tra l'altro vedo che qualcuno di questi lo prenderà per voi, non bisogna dire niente, quindi grazie ancora. Grazie.